Torniamo alla libreria, giunti al punto di Campobasso e ecco, stiamo per iniziare un'altra puntata di Effetto Libri, la trasmissione che abbiamo ideato per portare il libro, no? Per stimolare la gente a leggere soprattutto, per stimolare le persone a sfogliare e a leggere più libri e quindi insomma, incontriamo un po' tanti amici, tante persone che sono persone che hanno avuto una vicinanza con il mondo dei libri. Oggi con noi c'è Franco Novelli. Franco Novelli è stato un insegnante, da poco in pensione. Sono 10 anni, Sono farò 10 10 anni. anni, 10 anni di pensione. Ecco, Franco è responsabile dell'associazione Libera contro le mafie per quanto riguarda il Molise. E lo conosciamo come attento lettore e come persona, come dire, che oggi può parlarci, no? Della vicinanza dei libri, di questi libri che noi chiediamo un po' a tutti gli ospiti, i libri nel senso della vita, no? La vicinanza del libro e l'importanza del libro per quanto riguarda, ecco, la vita delle persone, l'esistenza delle persone. Allora, Franchi, tu hai i libri della Sì, vita. io prima di dirti dei libri della vita, vorrei collegarmi proprio a quello che tu un poco fa hai detto, cioè sul valore della lettura, sul senso del rapporto che ciascuno di noi ha con i libri. Una volta, ero a Termoli, al liceo scientifico di Termoli, alcuni ragazzi mi chiesero, diceva, professore, ma è proprio bello, è necessario leggere. Stiamo in una fase in cui per un verso c'era la contestazione grossa, dopo il 78 stavo a Termoli, e per un altro cominciava già un po' a sgretolarsi il senso della collettività con il fascino della cultura americana, diciamo così, nordamericana, soprattutto quella che attiene alla scrittura di Fernanda Pivano, diciamo così. E io allora avevo appena, diciamo, conosciuto il testo vabbè, Il segreto del Bosco Vecchio di Buzzati. E nel segreto del Bosco Vecchio, peraltro è un libro della mia vita, ma non è il libro di cui parleremo quest'oggi, si fa vedere a un certo punto questa scena, no, Buzzati. C'è un grande bosco fatto di alberi altissimi secolari e un'azienda, una ditta che con le motoseghe volevano, perché c'è un processo di abbattere per fare un insediamento di tipo urbanistico, diciamo così. E niente, dagli alberi escono così, dalla narrazione, è chiaro nella realtà non è, ma nella narrazione escono dagli alberi dei folletti. I folletti che sono uomini, donne, che difendono, diciamo, che difendono la natura dell'albero e la consistenza dell'albero. Allora io ho detto, parafrasando questa scena, questa parte del romanzo, ho detto, guardate, quando noi apriamo un libro è come se dei folletti uscissero fuori, questi folletti che sono legati alla nostra infanzia, che possono avere forme diverse, ma sono dei personaggi benevoli, questi folletti escono fuori e fanno rumore, ringraziano, battono le mani perché sono contenti che qualcheduno ha aperto un libro. Quindi il libro è una esperienza, la lettura di un libro è un'esperienza fascinosa perché ci fa conoscere mondi che noi per un verso sogniamo, ma che per un altro non conosciamo. Quindi più leggiamo, più siamo capaci di sognare e più conosciamo la realtà che ci circonda. Tu hai chiesto quali sono i libri della vita, ne sono molteplici per quanto mi riguarda. E ho dovuto fare una scelta, che è una scelta, diciamo così, ideale. In questa scelta ci sono, in questa scelta concettualmente sono presenti tanti libri che io ho letto e che ho diciamo, consigliato ai miei ex allievi. Questa sera io mi soffermerò, anzi questo pomeriggio mi soffermerò
su un testo, su diversi testi, ma come primo testo mi soffermerò sui poemi di Omero, e ti spiegherò anche perché, ti dirò anche perché, poi su un romanzo che ricostruisce la vicenda di Federico Caffè, il grande economista degli anni 70, un grande keynesiano legato all'università della Sapienza di Roma, quindi al mondo accademico, ma anche a una esperienza di tipo militante, perché quello che lui insegnava cercava di applicarlo e di farlo conoscere nella realtà. Ed infine l'ultimo libro scritto per i tipi del gruppo Abele, da Don Luigi Ciotti, che si intitola Lettera a un razzista del terzo millennio, perché è, diciamo, una lettera che lui indirizza ai giovani, e oggi è necessario che i giovani conoscano meglio alcuni argomenti come il sovranismo, l'individualismo, il neoliberismo, il fascismo, il razzismo, che nella lettera rivolta a un giovane virtuale ipotetico Don Luigi scrive. Qual è il libro? Qual è l'esperienza che ti voglio raccontare e da cui poi è nata la mia passione per la lettura? Quando cominciavo la scuola media, come tutti i ragazzi della scuola media, le prime grandi avventure narratologiche sono state quelle di Omero, vale a dire, l'Iliade e l'Odissea. L'Iliade e l'Odissea, non soltanto come canti della guerra, l'Iliade, o l'Odissea come il canto del nostos, cioè del rientro nella patria di un eroe, ma come libri che contengono e che quindi possono rappresentare per la vita ciascuno, e per me l'hanno rappresentato, diciamo delle boe, no? Dei punti fermi nel mare aperto che è la vita, perché da lì poi ho capito tante di quelle cose. Ho capito che l'Iliade non è soltanto la violenza, ma è anche la narrazione di vicissitudini terribili che si accompagnano non soltanto agli eroi, Achille per esempio, Ettore, ma o a personaggi più, diciamo, minuscoli, che sembrano essere più, modesti, ma che invece concettualmente e sociologicamente rappresentano, antropologicamente direi anche, se pensiamo per esempio a Cassandra, ad Elena e allo stesso Ulisse. Quindi vorrei un attimo fermarmi a questo proposito su alcuni personaggi che mi hanno colpito. Ecco, il primo personaggio che mi ha colpito, a parte Achille, non so, Ettore, con gli eroi, mi hanno colpito in particolare delle donne. Da un lato Elena di Troia, che peraltro era Elena di Argo, perché era la moglie di Menelao, il re appunto di Argo, e dall'altra parte, cioè come altra donna, Cassandra che ha, diciamo così, nell'Iliade un ruolo marginale, ma che in una scrittrice degli anni 70-80 del Novecento, di cultura e di nazionalità tedesche della Germania orientale, Christa Wolf per intenderci, occupa un posto rilevante nella narrazione omerica, fatta appunto da questa grande scrittrice, professoressa di latino e greco in una delle università della ex Germania dell'Est. Elena viene rappresentata come una donna che ha tradito il proprio marito, soverchiata dal fascino di Paride, quindi lascia la figlia Ermione e il marito, e mi pare Sparta, ecco, quindi correggo, e va a Troia. La narrazione oleografica, che in parte trova lo spunto da Omero, ci rappresenta questa Elena come una donna estremamente volitiva, che dinanzi a un amore nuovo, non ci pensa due volte e va via. Per la verità, lei poi sappiamo, non solo da Omero, ma sappiamo da altri autori successivi, che hanno parlato di Omero, che hanno letto questa grande narrazione, che lei poi è tornata, sotto i tetti,
maritali e coniugali. Ma cosa ha rappresentato? Ecco, questa è la cosa che mi ha più affascinato. Ha rappresentato, diciamo così, la capacità che ha una donna di riflettere su quello che ha fatto e di farsi perdonare, perché quello che interessa a lei è recuperare la bellezza dell'amore coniugale. L'amore con Paride poi si conclude nel momento in cui Paride si dimostra ovviamente un guerriero poco coraggioso nello scontro con Achille. Però dall'altra parte noi vediamo che Elena ha la capacità di ripensare il rapporto con Menelao e torna a Sparta e scopre quello che Nucci dice in un bellissimo libro, L'abisso dell'Eros, il significato dell'Eros, che cosa sia l'Eros. L'Eros che non è soltanto l'attrazione fisica, sessuale, materiale, ma l'Eros è una rivisitazione dell'amore in chiave sia psicologica che anche sentimentale. Quindi il riavvicinarsi a Menelao fa scoprire la bellezza di un rapporto coniugale interrotto e ripreso. Quindi all'amore fisico di Paride, Elena, nella lettura che ne fa Nucci sulla scorta di tanti autori greci, ovviamente, che io adesso non sto a citare, se no andiamo troppo per le lunghe, ci presenta questa Elena, ecco così, come donna che dall'amore fisico passa, quindi dall'eros puramente materiale, passa a un eros più che altro spirituale. È un percorso anche di rivalutazione, È no? certo, perché i Cioè noi ci... moderni rileggono questa esperienza. Esatto, noi ci troviamo di fronte a due narrazioni, no? Che sono perfettamente, come dire, in linea perfino con il pensiero moderno, no? Perché da una parte c'è il conflitto e quindi tutto quello che può essere il senso del conflitto, naturalmente spostato Lo dietro. sai a questo? Dall'altra ci troviamo di fronte al viaggio. Sì, ecco, ci arrivo al viaggio, ma voglio un attimo prendere lo spunto da quello che stai dicendo tu, cioè la rivisitazione di questi personaggi con i problemi che abbiamo noi oggi, no? Ecco, per esempio, oggi noi abbiamo una condizione dell'uomo. Scusami Franco, ti interrompo per un attimo. Questo per dire dell'attualità di ogni narrazione. Ogni narrazione, perfino quella più antica, che può essere questa, che parla di dimensioni anticristo, no? Per capirci, se, usando la terminologia, può essere riportata alla Certo. dimensione dell'attualità, l'importanza della letteratura in questo caso rispetto a quello che è un po' tutta l'evoluzione o devoluzione Dici del molto tempo. bene, Peppe, perché queste opere, ma anche le opere che noi oggi non citiamo, possono essere lette anche con la sensibilità di noi moderni, di noi contemporanei. Oggi che cosa noi teniamo? Teniamo la solitudine estrema, il solipsismo attraverso il telefonino dei nostri ragazzi, la schiavizzazione del mondo del lavoro, la perdita di ogni certezza perché il neoliberismo ha condannato alla precarietà la vita di oggi, la perdita della democrazia, no? Ma all'interno di questa grande deflagrazione del mondo, così come l'abbiamo conosciuto nei decenni precedenti, noi conserviamo la capacità di pensare, la capacità di leggere la realtà. E questo noi lo desumiamo come bagaglio che ciascuno di noi si porta dietro, almeno quelli che leggono moltissimo, diciamo così, o un percentuale abbastanza consistente, noi lo attribuiamo anche al libro, alla funzione che esso ha, perché ci ricollega al passato, al presente e ci proietta nel futuro con le dinamiche che vengono raccontate. A proposito di quello che dici proprio, diciamo così, della modernità, in un passaggio di un libro, La modernità liquida, di Zygmunt Bauman, cita un autore tedesco che adesso non ricordo quale sia di preciso, diciamo così, che parlando dell'esperienza che Ulisse ha avuto presso Circe, dove è stato Ulisse 8 anni, 7-8 anni, che cosa succede? Succede che a un certo punto Ulisse prende coscienza di sé, dopo tanto attesa, vuole tornare a viaggiare. Vuole tornare a Itaca, vuole rivedere la moglie, vuol conoscere il figlio Telemaco, ma non hanno questa tensione
i suoi amici ridotti a porci, a maiali, che vivono in una stalla all'aperto, e quando Ulisse chiede agli amici suoi che debbono tornare, devono fare uno sforzo per tornare normali, rifiutando la condizione nella quale sono stati posti da diverso tempo, da diversi anni, questi amici di Ulisse rispondono che la condizione di animali la esigono in quel momento, la vogliono continuare a vivere perché non vogliono sopportare la pesantezza della libertà delle scelte. Quindi chi è soggetto a una esistenza coatta, eccetera, ci si abitua a tal punto che non ama più tornare nell'antequam, perché la libertà non è praticamente desiderata e voluta. Cosa succede? Succede che però Ulisse lo fa questo viaggio. Ma voglio tornare un attimo ai personaggi femminili. Cassandra, sappiamo che è quella che fa le profezie non di malaugurio, ma devastanti, perché prevede un futuro sempre infausto per il suo popolo. Ma profezie che si avverano. Però Omero non la descrive come un personaggio fragile. La fragilità di Cassandra noi la notiamo quando Ilio viene distrutta e quando lei diventa schiava di Agamennone e di altri eroi che se la contendono, perché comunque è una donna ancora piacevole. Ma nel libro di Christa Wolf, Cassandra, edito dalla edizione EO, negli anni 80, Cassandra appare come sì la profetessa, sì la ragazza, la donna capace di prefigurare il futuro e di esserne una descrittrice minuta e puntuale, ma appare come una donna fragile che si innamora addirittura di Enea, anzi viene promessa sposa ad Enea, e nella tradizione antropologica troiana dell'antica Grecia i promessi sposi dovevano convivere per uno o due anni per provare a vedere come andassero, come procedesse il rapporto premaritale. Cassandra e Enea rifiutano perché non accettano questa legge abnorme della tradizione, che vuole che una coppia troiana si convivesse prima di decidere di sposarsi. Mutatis mutandis, adesso abbiamo esattamente il contrario, cioè non c'è più quella pudica, che non è ovviamente un aggettivo che usi in termine piccolo borghese, ma non c'è più quella pudica concentrazione sull'amore che è prima che un rapporto sessuale e una conoscenza che si deve avere dell'altro, del partner. Oggi questo passaggio viene completamente consumato. Ecco. Io non entro nel merito, perché può essere morale per chi sceglie quella cosa. Ecco, dal mio punto di vista l'innamoramento precede l'amore, e quindi l'innamoramento precede, diciamo così, la pratica sessuale, diciamo così, che poi è una stagione dell'amore, perché il vero amore poi è l'eros di cui io prima ti dicevo. Il personaggio che più mi ha affascinato è stato Ulisse, comunque. Ulisse, ecco, ci sono autori che lo hanno riletto, ecco. Per esempio c'è uno scrittore francese molto, molto grande, Jean Giono, che ha fatto lo studio, ce ne sono tanti altri che hanno studiato Ulisse, diciamo così. Vabbè, non dico James Joyce, no, che ha dato il titolo all'Ulisse, che però raffigura altre cose anche. Questo Ulisse, in effetti, anche Dante, no? Dante ce lo fa morire. Però la tradizione vuole che Ulisse sia stata una tradizione favoleggiante, mitologica, ci dice che Ulisse fu ucciso dal figlio che ha avuto con Circe, che evidentemente lo ammazza perché abbandona Circe, non so. Poi altri dicono, però l'Ulisse è l'astuto, è l'astuzia, è la capacità di ragionare prima di agire. Quando lui si presenta come mendico, no? E non si vuole e non vuole apparire subito che è lui, quando lui frena, no? La sua voglia di conoscere, di abbracciare Telemaco, no? Quando lo vede, quando ritorna a Itaca, e quando fa accenno al cane di non abbaiare, perché il cane lo ha scoperto sotto mentite spoglie, allora succede che lui, ecco,
esprime tutta la sua maturità, che poi si svela nell'uso dell'arco, ammazzando i proci, eccetera. Quindi Ulisse mi piace e mi è sempre piaciuto fin da quando ero molto, facevo la prima media. È questo il libro il piccolo Sì. libro ma preziosissimo di Luigi Giotti, che è Lettera a un razzista del terzo millennio. Io presento, ecco, a chiusura proprio del programma, due libri in questo caso. Presento questo di Eddie Goodrich, non so come si chiama, come si pronuncia, insomma, comunque è questo, che si chiama Goodrich, Goodrich, sì, Eddie Goodrich, Goodrich. Perduti nei quartieri spagnoli, che parla di questa ragazza, è interessante, no? Soprattutto un po' per noi che abbiamo un po' la Nei quartieri cultura spagnoli di di Napoli? Napoli, sì, parla proprio di Napoli, è un libro che parla di Napoli perché c'è questa studentessa di glottologia che viene a Napoli per studiare. E che, ecco, possiamo dire, si avvicina alla città in un modo umano, no? Molto diverso da chi ne usufruisce esclusivamente per un passaggio di studio o altro. Quindi Quindi entra in entra in merito merito alla la napoletanatità, insomma, napoletanità. esatto, questo E senso quindi quartieri della spagnoli proprio nel cuore di partecipazione Napoli. nel cuore di Napoli, nel cuore di Napoli. È molto Lo bello, comprerò, c'è una lo sorta di leggerò. storia importante, no? Sentimentale o meno, però insomma, ecco, rappresenta proprio questo, una delle tante studentesse dell'orientale Dell'orientale di naturalmente, Napoli. che non è venuta per un rapido giro del folklore, dice lo risvolto di copertina, ma per un'immersione che la porta ad avere della città, della lingua, del dialetto una conoscenza profonda, impressionante, dice che nasce dall'empatia, quindi nasce dalla vicinanza con la città. È un libro molto, molto, molto interessante. L'altro libro che vi presento è un po' Franco Arminio, è di moda attualmente, che Resteranno i canti, che è un libro di poesia, Ah, no? Franco Perché Armi, Franco Arminio che verrà è, domani, dopodomani, penso che stia nelle vicinanze di, esatto, ma giovedì 10 ottobre. viene spesso, e quindi questo libro è un libro per i tanti appassionati, che comunque che ci riporta tra l'altro anche alla vicinanza della poesia. Allora Franco, io mi fermerei qua, però ho una incombenza da fare, che mi sembra una cosa, come dire, giusta e necessaria. Le ragazze della Giundi, ecco, a tutti i nostri ospiti fanno un piccolo dono. E per te hanno scelto Prima che gridino le pietre, che è di Alex Zanotelli. E mi sembra, come dire, un libro appropriato. Appropriato, prima perché conosco Zanotelli negli incontri che fa qui e altrove, e poi perché mi interessa proprio le tematiche che lui tratta, l'ambiente, il razzismo, la democrazia. Grazie, grazie alle ragazze della libreria e grazie anche a te. Quindi Tu io fai chiudo, anche poesia, quindi ne e sai quindi qualcosa, ne so insomma. qualcosa. Io chiuderei qua la conversazione con Franco Novelli. Grazie di essere venuto. Grazie a te e alla tua televisione, buon lavoro Grazie, all'equipe che ti noi stiamo accompagna. qua. Quindi di nuovo un saluto dalla libreria Giunti di Campobasso. Quindi Grazie. grazie a Franco e Grazie. grazie ai nostri Buon telespettatori. pomeriggio.